otto mani, noi ce ne abbiamo due per ogni giocatrice, ma saranno partite veramente di grande intensità, di grande lotta, di grande spettacolo, e poi vinca il migliore, speriamo di vincere noi. Puntini, puntini, puntini. 49-56 più 7 per gli All Stars, 4 minuti e 22. In possesso palla Zandalasini, va fino in fondo a realizzare 51-56, l'Italia è a meno 5 a 4 minuti dalla fine. 60-53 più 7 ora per le All Stars. Chi prova e va a segno da 3 punti, Cecilia Zandalasini, 1996. L'anno di nascita di Cecilia Zandalasini, la tripla a dire che l'Italia vuole giocarsela fino all'ultimo, e a 1 minuto e 8 secondi dalla fine è lì, a poco più di un possesso di distanza dalle All Stars, 56 Italia, 60 All Stars. Zanda, Zanda, Zanda. Cecilia Zandalasini, siamo in diretta, mettiamoci, allora passiamo davanti ai fotografi così ci inquadrano le telecamere. Innanzitutto complimenti, guardiamo soprattutto per quello che stai facendo anche col Geas, 17 vittorie consecutive, state prendendo gusto a essere un po' gli imbattibili, no? Stiamo facendo una stagione straordinaria, siamo molto contenti, adesso inizieranno i playoff, quindi dobbiamo stare sempre molto concentrati come lo siamo state fino ad ora. E niente. Sei molto giovane ma hai già spalle grosse, nel senso che comunque senti la pressione, tutti dicono Zandalasini, Zandalasini, però quando la palla pesa, abbiamo visto un canestro all'ultimo secondo in una partita vinta con Vicenza all'ultimo secondo, anche questa sera hai riportato l'Italia un possesso nel finale con un tiro dall'angolo. Quando giochi tu non pensi a niente, pensi a giocare e basta. Esattamente, penso a giocare, soprattutto a divertirmi, poi le cose vengono, la partita viene... Quando la partita viene, viene. Com'è giocare contro le straniere? Ah, è bello. Questo è stata davvero un'esperienza fantastica, vedere anche come sono le straniere, giocarci contro. Mi sono divertita un sacco, davvero, molto bello. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, ciao Cecilia Zandalasini, vediamo.